Buonasera a tutti, benvenuti a tutti quanti. Sono Marina Torsello, sono presidente dell'Associazione Neotopia, nonché medico e quindi particolarmente interessata a questa giornata. Un ultimo ringraziamento a chi ha permesso proprio materialmente che questa giornata potesse realizzarsi e a tutto lo staff che ha collaborato, quindi in modo particolare un grazie a Valentina Carraro. Bene, io cedo la parola al fondatore di Neotopia, nonché cuore della nostra associazione, a Federico Fioretto. Sono Federico Fioretto, sono il responsabile del progetto Neotopia all'interno dell'associazione omonima e sono anche l'ideatore, il grande appassionato, potrei forse dire, del progetto per la non violenza applicata ai saperi e alle prassi professionali. Un progetto molto innovativo nel quale ci vorremmo occupare di tutti i saperi, di tutte le prassi professionali. Naturalmente abbiamo delle risorse limitate, stiamo cominciando con alcuni singoli progetti, abbiamo già presentato quello sulla non violenza nella professione forense, oggi ci occuperemo di quello sulla medicina. Altre ramificazioni di questo progetto sulle professioni le stiamo sviluppando soprattutto in sinergia e in alleanza con altri centri di studio, con altri gruppi all'interno di università o di altre associazioni. Neotopia è un neologismo che indica il luogo nuovo. Vogliamo superare il concetto della utopia, che è il luogo felice che non esiste, quindi quando si dice ma è un'utopia, abbiamo già abdicato alla possibilità di costruirla. La neotopia invece è una cosa fattibile, è la società non violenta che è ampiamente dimostrato è possibile costruire con un grande sforzo, con un impegno costante e lungo almeno due generazioni. Noi non ci tiriamo indietro di fronte a questa sfida, stiamo costruendo alleanze a tutto spiano per cercare di avviare il raggiungimento di questo obiettivo. Vediamo di parlare di questa società costruendo, ok? Allora, la prima notizia, la tecnica che vi volevo dare, che a cosa servono le schede che vi sono state date. Avete su una domanda e avete due caselline, una sì e una no. Tenetele da conto perché quelle vi servono per votare. Oggi a Piacenza va in scena la non violenza in medicina, o meglio va in scena un laboratorio nel quale il gruppo di ricerca di Neotopia sulla non violenza applicata alle professioni cercherà di dimostrare, offrendosi alla valutazione di una giuria popolare, che la presenza di violenza strutturale nel modo in cui si tutela la salute dei cittadini nella nostra società è l'origine di tutta una serie di problemi che oggi andremo a illustrare. Perché abbiamo scelto la medicina? Per due ragioni fondamentalmente. La prima è che il nostro gruppo di ricerca più avanzato all'interno del progetto Neotopia è proprio quello sulla medicina. La seconda è che la metafora medica è stata molto utilizzata da Johan Galtung, il fondatore degli studi moderni sulla pace, proprio per illustrare il problema della violenza che affligge la nostra società. Questa persona è con noi oggi, è un accademico di fama conosciuto in tutto il mondo, festeggia tra l'altro qui con noi i suoi 80 anni e noi siamo anche molto contenti di festeggiare insieme con il concerto che offriremo stasera alla città, Johan Galtung, il fondatore degli studi moderni sulla pace, che è nostro ospite oggi. La medicina si presta molto bene con la sua modalità operativa attraverso diagnosi, prognosi e terapia, che è il modo nel quale anche negli studi sociali, negli studi sulla pace, bisogna affrontare il problema, individuare il problema, effettuare una terapia e poi una prognosi che ci porti a vedere e a verificare empiricamente se la terapia è stata efficace. Questa è la ragione appunto dunque per la quale metteremo in scena questo laboratorio, porteremo la medicina sul banco degli imputati e attraverso la messa in scena di un processo alla violenza in medicina e non alla medicina in quanto tale, cercheremo di dimostrare questa nostra tesi. Di Johan io volevo citare tre punti chiave che guidano il nostro lavoro sulla costruzione della società non violenta
E il primo sicuramente è il tema della dicotomia pace negativa, pace positiva. Tra l'altro è un tema che Johann Asbjørn... Pace negativa è relativamente semplice, pace positiva anche semplice. Pace negativa, assenza di violenza. Esattamente come salute negativa, assenza di sintomi di malattie. Pace positiva, la cooperazione, armonia, anche fusione. Cioè una cooperazione... Come si chiamano le gente che organizzano questo? Si chiamano molte volte diplomatici. Allora, questo è politica del potere. Non c'è niente da fare con risolvere i conflitti. Se ho indicato che questo è un non-starter, e ho indicato quello che per me è una soluzione possibile. Allora, grazie a Johann Galt, un uomo delle soluzioni possibili. Ci diamo 5-10 minuti di pausa e poi riprendiamo con il processo. Grazie, Johann. Grazie. Nel processo si affronteranno, come è classico, una pubblica accusa e una difesa. La pubblica accusa sarà rappresentata dal professor Piero Giorgi, l'avvocato della difesa sarà il professor Fabrizio Micheli, che è il dirigente dell'unità operativa Medicina del Dolore e Cure Palliative dell'ospedale di Piacenza. E ora inviterei tutti ad alzarsi in piedi, almeno quelli che desiderano farlo, perché signori, entra la Corte. Giuseppe Miserotti, presidente del Tribunale, giudice a latere il professor Johann Galt, che avete avuto modo di conoscere fino a pochi minuti fa. I signori della giuria popolare si possono sedere. Prego, presidente della Corte. Accusa e difesa. Vi impegnate voi sul vostro onore di fronte a questa giuria di dire fino in fondo ciò che pensate sugli argomenti in merito ai quali verrete interrogati? Dite mi impegno. Bene, il Tribunale è in sessione, i testimoni si possono accomodare. Ricordo che questo Tribunale è riunito per discutere la questione «La medicina oggi è violenta?», punto interrogativo. La posizione dell'accusa è per una risposta positiva. Secondo l'accusa, secondo me, la violenza strutturale è l'insieme di idee e istituzioni, che impediscono alle persone di esprimere le proprie potenzialità umane. È una definizione potente, bellissima, che si può usare in modi molto efficaci. Oggi siamo qui a discutere se la medicina sia violenta oppure no. Possiamo partire da un presupposto che credo sia ampiamente condivisibile. Nessuno, né persone, né cultura, né l'agire umano in generale può dirsi completamente non violento. Tutti quanti siamo frutto di un impasto tra bene e male e a volte lasciamo esprimere più un aspetto piuttosto dell'altro. Ora, questa sovrapposizione così completa, così stretta, mi sembra difficilmente riconducibile a un'imputazione di violenza nei confronti della medicina. Per cui io spero di riuscire a concludere questo dibattito con una formula di assoluzione piena. Vi ringrazio. Grazie all'avvocato della difesa. E ora cominciamo l'escursione dei testimoni
Questa corte chiama a testimoniare la professoressa. Soddisfatti, un altro scambio di cortesie, benissimo. Grazie allora all'ultima testimone, la dottoressa Ott, che si può accomodare. E possiamo passare 5 minuti a testa alle arringhe finali, prima della pubblica accusa, successivamente della difesa. Prego, avvocato.